Le prime notizie di giovedì 6 luglio 2023. Un bambino di 7 anni è morto, non è ancora chiaro se per un malore o annegato, nelle acque antistanti il Lido Paradiso dei Giovani a Margherita di Savoia. Il piccolo, nato a Cerignola e residente a Canosa, partecipava a un campo estivo e stava facendo giochi in mare quando è iniziato a vomitare ed è andato in arresto cardiaco. L'acqua in quel punto era profonda, appena 20 cm. Non si escludono un malore o una patologia congenita non diagnosticata. 6 kg di cocaina divisi in 5 panetti, hashish, marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi sono stati scoperti dai falchi della squadra mobile a Taranto nell'abitazione di un 32enne incensurato che è stato arrestato. La droga era destinata allo spaccio nei quartieri più a rischio della città, Paolo VI e Salinella. È stata trasferita nel carcere di Lecce Laura Bonafede, la maestra di Campobello di Mazara, amante dell'ex superlatitante Matteo Messina Denaro. Fu arrestata ad aprile perché avrebbe coperto il boss nel lunghissimo periodo di clandestinità. La donna, figlia dello storico padrino di Campobello, Leonardo Bonafede, non è in isolamento. È stato condannato a 7 anni di carcere e a pagare una provvisionale di 20.000 euro alla vittima, il 46enne di Galatina, che lo scorso 9 febbraio accoltellò in via Lisi il rivale in amore 54enne dopo averlo convocato con un SMS. L'uomo fu colpito all'addome e a un fianco e giudicato guaribile in 40 giorni. 4 studenti di una scuola superiore di Lecce sono indagati per minacce, percosse, lesioni e atti persecutori compiuti durante l'anno scolastico appena concluso ai danni di compagni di classe tutti pakistani, a carico dei 4 studenti che hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini anche l'aggravante della discriminazione e dell'odio razziale. Giro di vite della polizia contro i furti a Brindisi. Il questore Annino Gargano ha emesso 6 fogli di via dal territorio provinciale nei confronti di persone responsabili di furti all'interno dei centri commerciali o sorprese nelle ore notturne senza giustificazione in luoghi in cui si sono verificati furti in abitazioni. La Puglia si conferma prima in Italia per il 3° anno consecutivo per la qualità delle acque di balneazione, eccellenti per il 99,8%, seguita da Sardegna 99,3%, Toscana 98,6% e Molise 98,5%. È il risultato delle analisi microbiologiche condotte nel corso di 4 anni, dal 2019 al 2022, dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. 41 immobili, tra cui 22 ex scuole rurali sparse nell'agro, alcuni trulli e abitazioni ubicate nel centro storico, saranno venduti in un'asta che si terrà il 28 settembre negli uffici del settore lavori pubblici del comune di Martina Franca. L'avviso è stato pubblicato sul sito dell'ente. Partono oggi i saldi estivi in Puglia. Le tempistiche riferite agli sconti promozionali sono state definite con un provvedimento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Il periodo di saldi terminerà il 15 settembre. Calcio, Serie A, il Lecce di Roberto D'Aversa farà il suo esordio in casa contro la Lazio il 20 agosto, per poi affrontare la Fiorentina in trasferta il 27 e quindi il 3 settembre di nuovo davanti al pubblico amico la Salernitana. È stato effettuato ieri il sorteggio per compilare il calendario del prossimo campionato di Serie A, inizio non facile dunque per i giallorossi. Queste le prime notizie del giorno, appuntamento a domani.